Io volevo dire questo, che il mancato accordo riteniamo sia un atto di irresponsabilità e crisi. E questo per più motivi. Il circolo sarà purtroppo commissariato. Dopo 2 anni di chiusura e dopo che avevamo cercato di avviare una ricostruzione a febbraio scorso, quando il nostro gruppo non ha fatto prevalere la logica dei numeri, ma ha fatto prevalere la logica dell'accordo rispetto ai giovani democratici che rivendicavano il segreto. Abbiamo ritenuto un valore l'unità, e questo è un fatto, perché lo abbiamo fatto. L'altro fatto è che dopo l'esclusione da parte del garante durante il congresso della lista Risi, Cosimo Sasso, che fa parte del nostro gruppo, si è alzato e ha chiesto che venisse rimessa in pista attraverso un accordo unitario, quindi un altro fatto ancora, che eravamo disponibili a procedere verso l'accordo. L'accordo sembrava fatto, dopo 10 minuti di riunione del sindaco con i suoi abbiamo saputo che l'accordo era saltato, i termini li conoscete. Sono quelli che abbiamo letto oggi, quindi non li ripeto. Ecco, quello che è politicamente grave, secondo noi, il nodo politico fondamentale è questo, che c'è stata una volontà chiara del sindaco Risi di spaccare il partito e umiliare la nostra componente all'interno del partito. Noi crediamo che su questa premessa non si costruiscono le leadership. Su quale base noi diciamo che ha voluto umiliare il nostro gruppo? Ve lo dico subito. La candidatura di Giuseppe De Maglio, portata avanti dal nostro gruppo, veniva sottoposta, diciamo, a un referendum sì o no, perché bisognava verificare, perché passasse, che avesse il 51% dei suffragi. Era ovvio che non l'avrebbe avuto, perché noi sapevamo benissimo su 700 tessere che eravamo in minoranza. Bastava votare scheda bianca. Perché tracciare quel no, quel rifiuto? Quello è un atto politico, che è 400 e rotti no, è un atto politico non tanto, non solo nei riguardi di Giuseppe, è un atto politico contro questo gruppo, rifiuto per questo gruppo, si vuole emarginare questo gruppo. Ecco perché io dico è stata perpetrata la spaccatura, ed è evidente che così il partito si demolisce e il partito viene destabilizzato. Io mi fermo adesso. Beh, niente, io devo dire che sicuramente la giornata di ieri è una giornata nera e triste per Nardò e il centrosinistra, perché effettivamente segna un punto che di non ritorno, mi sento di dire. Noi abbiamo voluto fare questa conferenza stampa in questa sede che ha sancito l'accordo con Marcello Risi, che ha creato la candidatura, cioè il nostro gruppo è quello che ha creato la candidatura di Marcello Risi al sindaco, che l'ha alimentata e che l'ha tenuta in vita, soprattutto quando lui ormai era scaricato da tutti quanti. Cioè, noi abbiamo tenuto accesa la fiammella insieme ai compagni di SEL, inizialmente anche ai compagni di Rifondazione, quindi
la sinistra che si ispirava a un candidato che rappresentava, dal nostro punto di vista e da quello che lui si è sempre espresso come il candidato naturale del centro-sinistra di Bernardone. Dicevo, abbiamo voluto farlo proprio qua dentro perché è un luogo simbolo a questo punto di questo accordo, che è nato su presupposti. Cioè, lui sapeva benissimo, quando è venuto qua ad incontrarci, come la pensavamo e chi siamo noi. Cioè, oggi probabilmente non gli sta più bene, perché praticamente noi rappresentiamo un gruppo che crede in un partito che sia un partito vero, cioè non un partito che lui vuole utilizzare ai suoi fini per avere l'avallo all'interno dell'amministrazione comunale e probabilmente, dico, anche per essere appoggiato in quelle sue scelte che non sempre sono vicine alle scelte dettate da quelli che sono gli ideali del centro-sinistra. Io capisco che la coalizione che regge attualmente è una coalizione molto ampia e molto vasta, e questo ci ha creato non pochi problemi nella conduzione di queste grandi amministrazioni. Però ecco, andare poi a snaturare completamente quello che è l'origine sua, diciamo, la filiazione e quello che sono i gruppi che lo hanno appoggiato fin dal primo momento, trattandoci in questo modo, chiaramente ci crea del male. Io sicuramente da oggi o da ieri non potrò essere più tutto come prima. Vedremo i tempi e i modi delle soluzioni che andremo a prendere, anche per quanto riguarda il mio futuro di consigliere comunale all'interno della compagine. Chiaramente, dico, cioè, questa riflessione sarà una riflessione che dipenderà anche da quelli che saranno i risvolti del congresso a livello provinciale, che ancora siamo sul giudice per quanto riguarda anche il congresso provinciale e quello che sarà il futuro della federazione provinciale di Lecce. Quindi ci aspettiamo veramente delle risposte anche dalla provincia, dalla federazione, per quello che sta succedendo e quello che è successo a Nardone, che chiaramente sotto gli occhi di tutti un congresso falsato soprattutto da tutta quella marea di gente che è venuta a votare ieri sera, mentre ieri mattina, come è stato dimostrato con foto pubblicate sul web, eravamo in 20 persone. Ma la stessa cosa si ripeteva anche prima nel circolo, cioè noi eravamo sempre quelli presenti, sempre quelli propositivi, sempre quelli che abbiamo portato avanti un discorso di un partito che si voleva interfacciare con l'amministrazione comunale, essere da pungolo, ecco, mi veniva il termine, per l'amministrazione. Probabilmente il sindaco non è questo che vuole dal partito. Vuole un partito, e utilizzo le sue parole, che ogni mese, vuole un segretario del partito che ogni mese faccia un manifesto per decantare quella che è l'attività amministrativa, per dire che è bello, che è bravo e che amministra bene. Allora, se questi erano i presupposti, chiaramente lui non poteva mai accettare una conduzione del partito da parte di un gruppo che rappresentava un segretario che chiaramente non si confaceva a quelle che erano le sue intenzioni. Questo chiaramente, come diceva prima Rina, va a sminuire quella che è la figura di uno che vuole essere il leader. Un leader che oggi si nasconde, nel momento in cui si è tentato l'accordo, si nasconde dietro l'ombra di un consigliere comunale, Daniele Parisi, che oltretutto è stato ripescato grazie anche ai voti che il sottoscritto è riuscito a convergere e a portare alla coalizione. Voti che, devo dire, il sindaco in quell'occasione forse voleva farmi un complimento e ha detto che non erano voti politici, erano voti legati alla stima, all'affetto che la gente aveva nei miei confronti. Oggi diventeranno voti politici, ne daremo dimostrazione. Da parte di nessuno, perché questo è ancora più grave. Poi abbiamo ascoltato la relazione del professor Giuseppe De Maglio come candidato del nostro gruppo, che è stata un'ottima relazione, che ha prospettato una linea programmatica per quanto riguarda il partito e che ha trovato ampi consensi anche da parte del candidato dell'altra lista. Dello stesso Falconieri ha detto è un'ottima relazione che lui condivideva,
ecco ancora di più diventa strano quello che diceva Rina, che non hanno voluto l'accordo unitario. Poi un po' di dilettantismo da parte loro c'è stato a presentarsi in quel modo, con un'ora e mezza di ritardo, con tutte le situazioni. Ma ancora più grave, secondo me, è che il sindaco, voluto da, come diceva Rina, da determinati gruppi che abbiamo lavorato, abbiamo rischiato l'anatema e l'espulsione del PD allora, bene, questo gruppo, questi che l'hanno sostenuto, vengono emarginati e lui diventa partigiano di una parte del partito. Ma voi immaginate che Enrico Letta vada in giro a fare le tessere per appoggiare un candidato nazionale a segretario di partito? Enrico Letta ha detto: scusate, io mi metto da parte, dunque fermate. Una cosa che riguarda il partito, l'istituzione resta fuori. Questo doveva fare Marcello Crisi, e a me ha meravigliato e sorpreso questo suo atteggiamento, perché quando si è messo a fare pure lui le tessere, carissimi, quelli sono cambiali in bianco, perché chi non sente di farsi la tessera al PD e perché glielo chiede il sindaco, una cambiata in bianco. Io voglio vedere già da stamattina quanta gente è andata a dire che io poi ieri sera ho votato. Ma l'altro scandalo, così concludo, è stato il tesseramento seduto a stanti, un centinaio di tessere durante le operazioni di voto. Ascoltatemi, già è un fatto anomalo che il regolamento prevede che si possa fare la tessera, ma si trattava di qualche rinnovo di tessera eccezionalmente, così, sai, qualcuno è arrivato in ritardo, non aveva rinnovato la tessera. Invece lì le tessere si facevano, 100 tessere durante l'operazione di voto, proprio un qualcosa. E io posso testimoniare questo fatto, che alcuni non pagavano la tessera, mi assumo la responsabilità di quello che dico. E dato che alla fine del congresso qualcuno lì doveva pagarle quelle tessere, perché la rappresentante della federazione, la garante, alla fine del congresso doveva prendere i soldi del pagamento delle tessere, e non credo che il tesoriere Gori Napoli ci abbia rimesso di tasca, qualcuno gliel'ha pagata. Allora io dico, di fronte a tutto questo non potevamo stare zitti. Diciamo che siamo stati pure costretti a parlare per portare a conoscenza di tutti quello che è accaduto ieri sera. Un congresso con poche persone. Poi un'altra cosa strabiliante, e chiudo, mi viene in mente in questo momento, qualcuno ha giustificato, dice: ma non vi ricordate che qui nel 2009-2010 sono state fatte 800, forse più tessere? E sì, sapete che cosa gli ho risposto? Che pure allora c'erano i padroni delle tessere. E dato che l'abbiamo tutte criticate, abbiamo criticato quel metodo, anche da parte del sindaco allora criticava quel metodo perché non era giusto. Noi non siamo una città con un partito di 800 tessere, tenuto conto poi dei risultati elettorali. E mi si viene a dire no, allora la federazione l'anno scorso erano così poche le tessere, 113, che addirittura non ha avuto il coraggio di consegnare alla direzione nazionale le 113 tessere. Ecco perché poi ne hanno mandate tante qui alla zona, perché è stata una cosa proprio fuori luogo. E dunque nessuno mi può giustificare il fatto che allora c'erano i padroni delle tessere e qualcuno doveva farlo pure in questa occasione, con le cose che diceva Rina, che ci siamo offerti, addirittura abbiamo detto il comitato direttivo, il coordinamento, voi che avete sicuramente più tessere, abbiamo detto vabbè, sorvoliamo, vi diamo il 60% della rappresentanza. A quel punto è stata proprio un'offesa, volevano umiliare e offendere chi finora l'aveva sostenuto. Volevo solo aggiungere questo, ecco, che durante il congresso, nel mio intervento, io ho chiaramente detto al sindaco quali sono i motivi del mio dissenso politico rispetto a lui, e che il mio è un dissenso tutto politico. Cioè ho detto al sindaco che io ho combattuto
dirigenti passati, quelli delle 8-900 tessere, che avevano una visione proprietaria del partito. Il partito non può essere, non deve essere proprietà di nessuno. Se, e all'epoca, ho ricordato, lui era d'accordo con me. Se oggi, in una situazione mutata, cambia solo il nome, ma si porta avanti questa visione proprietaria del partito nei fatti, cioè con le azioni, è chiaro che io sono coerente. Il mio dissenso politico continua, il mio dissenso politico non è legato al nome di uno o al nome, è legato ai comportamenti. Arrogante di fare politica di questa amministrazione, del sindaco in particolare, si sarebbe anche, sarebbe stato anche confermato da questo congresso. E alla fine quello che è successo ieri mi ha dato ragione, perché ancora una volta ho accettato di impegnarmi e di coinvolgere noi Bernardò in questo congresso politico cittadino del PD, come ho fatto anche in passato, chiaramente, altre volte, perché avevo avuto degli impegni certi da parte del candidato Toma e di sua moglie Santa Antonina, quando mi hanno chiesto di sostenerli, che finalmente la segreteria provinciale si sarebbe interessata anche alle questioni di Nardò. Perché, come ha giustamente detto Rocco Luci nel suo intervento e mi ha anticipato, il sindaco vuole un partito amico, l'ha detto io mi sono stufato di avere un partito che è il mio, che insomma, ha corrente alternata, mi attacca, mi difende, o almeno ci sono delle componenti che mi difendono, altre che mi criticano, eccetera. Allora lui vuole un partito amico, l'ha detto chiaramente, perché insomma a lui piace autocelebrarsi, questo è ormai lampante a quasi tutta la comunità neretina. Ho visto pure su qualche sito web l'altro giorno l'intervista che ha fatto in occasione, cioè l'intervista, meglio dire, l'intervento che ha fatto durante un incontro, mi sembra, organizzato per il tavolo permanente delle disabilità, in cui faceva tutto un elenco dei finanziamenti. Non è questo il luogo per poterli ribattere, perché io vi posso dimostrare che i comuni con meno importanti di Nardò hanno aggredito finanziamenti ben più cospicui, perché ormai i finanziamenti da parte della regione sono, diciamo, a pioggia, basta partecipare ai bandi, perché è difficile non aggredirli. Noi, a parte che c'è un elenco di finanziamenti a cui non abbiamo partecipato e che diremo in separata sede con una apposita conferenza stampa se ci sarà l'occasione, ma anche ritornando agli esempi che ha fatto lui, noi abbiamo preso 900.000 euro per il Torrione, Copertino ne ha presi 3.200.000, sempre nell'ambito dello stessa azione progettuale, senza citare anche i comuni più piccoli che in quell'asse di misura hanno preso finanziamenti ben più cospicui. Per la 167, 3 milioni di cui faceva riferimento, 4 milioni per i PIRP, sappiamo insomma che origine hanno. Certo, poi avrà la fortuna di tagliare il nastro, chiaramente mi aspetto anche che non ci dirà chi ha aggredito quei finanziamenti, perché poi lo ha fatto anche in altre occasioni e penso che voglia prendersi i meriti anche del finanziamento della rigenerazione urbana, solo per fare alcuni esempi di come le cose vanno dette per quello che sono, cioè non bisogna solamente dire quali sono gli aspetti positivi, tralasciando poi quali sono gli aspetti negativi delle cose. Allora, un partito serio come quello che si stava tentando di fare anche con la componente di Costruire Insieme doveva appunto andare a rimarcare queste criticità per migliorare l'azione amministrativa, ma non dire che va sempre e solo tutto bene, ma che si può dare di più, si può fare di più anche sulle grandi tematiche. Cioè, vedete, io questa amministrazione la pungolo anche sulle grandi tematiche, la condotta sottomarina, vabbè, parliamo di condotta sottomarina perché ormai il tema se n'è andato così, però stiamo parlando del collettamento dei rifiuti Porto Cesareo al collettore di Nardò, sul canale Asso, sugli immigrati, sugli impianti a biomasse, sul megaparco commerciale. Qua mi sa che stiamo facendo solamente equilibrismo per non disturbare i sindaci dei comuni limitrofi.
su grandi temari che interessano soprattutto il comune di Nardò. E che non sto qui, ripeto, a entrare nel merito, perché altrimenti se ne andrebbe tutta la conferenza stampa e oltre. Però questo per significare che, per dire che comunque un partito deve affrontare queste tematiche. Cioè, io mi ero illuso, anche con la vecchia segreteria, che si aprissero dei tavoli tematici per discutere di queste cose. Da aprile, da quando le abbiamo proposte, non se ne è mai parlato, non si è fatto mai un incontro di circolo. E allora, che partito è se la casa del popolo, come veniva chiamato una volta, il circolo, poi deve rimanere chiuso e non deve discutere di queste cose per non disturbare l'amministrazione, per non disturbare l'operato del sindaco? Cioè, questo è il discorso. Allora, se noi abbiamo sempre sperato, auspicato che Marcello portasse pagina, e l'abbiamo detto tante volte, proprio su questo modo di fare, di intendere la politica, perché poi...